Salve a tutti cari amici e benvenuti con me in questo nuovo video. Oggi siamo tornati dopo un casino di tempo, tipo 3-4 mesi, su 5 Golden Nights at Freddy's 2. So benissimo che nell'ultimo episodio di Talking Gato avevo detto che 5 Golden Nights at Freddy's 2 non l'avrei più fatto, e invece sono riuscito a ritrovarlo, diciamo, e possiamo subito giocare. Terza notte. Allora, vediamo un po' cosa succede stavolta. Lasciamo caricare assieme al nostro caro amico bambinetto. Shut the fuck up. Ok, gliel'ho detto in modo molto secco. Infatti non era stato innaffiato abbastanza. Vai con le battute squallide. Allora, vediamo un po' cosa. Io tipo blocco il condotto qui a Chica e non ci passa. Oh, che è quella saetta? Dimmi che non arriva di qua. Ok. Cosa? What the fuck? Che voleva Foxy? Io avevo la maschera. Hey, welcome to the bird. Cioè, boh. Certe volte non lo capisco sto gioco. Come diamine si può? Ah, c'è da chiudere quella porta. Perché tipo poi mi arriva Foxy. Sto zitto, levati. Ok, tipo devo chiudere quella porta, perché se no arriva Foxy a uccidermi. Dai, muoviti, va via Freddy. No, troppo tardi. Sono morto, miei cari. Sono morto. Mizzeca, sta terza notte si sta... È abbastanza difficile. O sono io semplicemente un nabbo a questo gioco. Allora, devo chiudere la porta di Foxy, così quello non se ne scappa. E Freddy si muove già. Ma non il Freddy nuovo, quello vecchio. Quello che nel secondo episodio di Golden Nights at Freddy's 2 lo chiamavo l'orso overpower. Oh, sta arrivando. No, arriva anche Toy Freddy. Quello non overpower. Naia, se magari si muovessero. No, dai. Mi mancava pochissimo per sopravvivere. Naia, Bonnie. Non sai quanto ti faccio uccidere. Allora, siamo già al terzo tentativo. Già al terzo! Notte 3, terzo tentativo, più o meno. Sta zitto! Non ti voglio sentire! No, la porta di Foxy deve rimanere chiusa. Perché Foxy è molto, molto più pericoloso di chiunque. No! Abbiamo detto che deve stare chiusa quella porta. Chiusa! Ok, facciamo passare Toy Freddy, sperando che Toy Chica non passi per il condotto. Ok, sì, mi ho fatto il pezzo. Ce l'ho fatta, sono riuscito a battere la prima ondata. Perché dicevo, questo gioco va a ondate. No. Ok. No, mi sono lasciato vedere da Toy Bonnie. No! Maledizione. Uno dei pochi dettagli che non avevo considerato, il fatto che quelli mi possono vedere se sto senza la maschera. Ok. Ah, ecco, mi pareva strano che per un attimo stessero tutti fermi. Oh, chi è questo? Non era un animatronic. L'unico che si sta muovendo è Toy Bonnie, sta là fuori. Ok, allora. Mo Toy Bonnie va nel condotto. Mentre passa Toy Freddy, credo, sì, e io sono riuscito ad anticiparli. Grande, sono un grande. Poi arriva Toy Chica e devo chiudere la porta. Ok, passa, va via Toy Bonnie, va via. Almeno la cosa buona è che Toy Bonnie se ne va velocemente. Allora, certo,
Vediamo un po' chi passa. Ah, Toy Freddy. Il grande nabbo di Toy Freddy. Nel frattempo Freddy sta dietro. Non so se viene qui oppure se ne sta per i fatti suoi. Però no, non se ne sta per i fatti suoi. Neanche per idea. Chi è quello mo? Ah no, il nostro caro amico, il vecchio Freddy. Allora, facciamo una cosa. Io chiudo qui per Toy Bonnie, perché secondo me passa prima lui che Toy Chica nel condotto. Oh, torna di nuovo lui. Ok. E uno sono riuscito a bloccarlo. Adesso tocca all'altro. Che credo che ce la si può fare. Per quanto, raga, per quanto. Hai finito di rompere il Balloon Girl? Non so se è il Balloon Girl, però. No, raga, 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 raga. Allora, allora, allora! Arriva Freddy! Io non sono mai sicuro di quale tasto dover togliere. Perché se per caso ne sbagliassi uno, ma uno solo, cioè invece che tenere premuto A, cioè invece che tenere premuto V, tengo premuto A, è la fine. Hai rotto Balloon Girl! Ok. No, la porta di Foxy deve stare chiusa. Ti prego, fa che non passi nessuno di qua. Ok, ok, ok. Adesso devo chiudere tipo quello. E sto a posto per questo round. Ok. Vediamo un po', passano tutti e due. Beh, beh, bello, fatevi la... ma proprio tutti quanti, mega party nell'ufficio della guardia, eh. No, 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 la porta di Foxy deve stare chiusa. Non sta andando così male questo tentativo, va? Fin qua stanno tornando ai propri posti. Sì. Sembra che il turno sia terminato. Arriva! Perché quello, c'è una cosa da notare. Ogni volta che iniziano a tornare ai propri posti i pupazzi, vuol dire che il turno sta per finire. Credo. Ma questi si stanno di nuovo muovendo. Oh no no, il condotto, il condotto. Tu bussi via. E vediamo. No 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 no. Ok ok ok. Li ho bloccati, li ho bloccati. Mayday mayday, arriva Freddy. Per la serie, are you ready for Freddy? No. Arrivano tutti e due. Ma belle, si incontrano tranquilli nell'ufficio. Ok, ce l'ho fatta finalmente dopo 3 o 4 tentativi, boh, no, forse 4. E d'accordo ragazzi, direi che posso concludere quel video. Se vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace. Se volete ulteriori informazioni riguardo al gioco, se volete farmi qualsiasi tipo di domanda, mettete sempre l'hashtag #AdoPagaPoco. Ci vediamo alla prossima ragazzi.